canale Alessia Adventure. Io sono Alessia e oggi sono qui per farvi un interrogatorio. Vi è finita la scuola? Vi sono cominciate le vacanze? Come le state passando queste vacanze? Tutto ciò perché il video di oggi sarà proprio a tema scuola. Infatti andremo a vedere i tipi di studenti che ci sono l'ultimo giorno di scuola. Dai, non fare così. Ma che vuoi tu? A te non hai mai portato niente di questa scuola. Ma che farete durante l'estate? Allora, io domani parto e vado in Trentino con i miei genitori. Ci passiamo lì 2 settimane. Dopo vado per un mese ad un campo estivo dove faremo un sacco di attività bellissime. Tra l'altro ci vado da sola. E poi appena torno dal campo estivo vado in crociera con i miei genitori per un'altra settimana. Tu invece che farai quest'estate? Io di pomeriggio mi vado a prendere un gelato. Forse. Capito. L'organizzatrice. Ragazzi, qui ancora alcuni di voi mi devono portare i soldi per la serata di fine anno stasera in pizzeria. Che dobbiamo fare? Allora, Gianluca, tu li hai? Oh, grazie Gianluca, almeno tu. Marco, tu li hai? Li ho dimenticati. Vabbè, però è da una settimana che te li dimentichi. Francesco, tu? Sì, li ho, aspetta. Non li ho. Ti pareva, figurati se li avevi. Vabbè ragazzi, portateli almeno stasera in pizzeria, altrimenti non vi disturbate neanche a venire, ok? Prof, ma ha dimenticato di lasciarci i compiti per no! Cosa? No! Che ho detto? Ehi tu, non pensare che adesso con la fine della scuola ti liberi di me. Io ti osservo, anche d'estate. Anzi, facciamo così, cominciamo a farmi i compiti. Ok, te li faccio, non ti preoccupare. Li voglio entro una settimana, altrimenti... Sarò bocciato o sarò promosso? Allora, io ho 3 in matematica, 4 in storia, 6 in italiano e 5 in geografia. Media, 4 e mezzo, 5... Vabbè, se arrotondiamo per eccesso, secondo me... La promozione me la dà. L'organizzatrice parte 2. Ragazzi, aspettate un attimo prima di andare. Allora, ho pensato a quello che possiamo fare quest'estate. Intanto domani sicuramente ci andiamo a prendere un gelato. Poi il giorno dopo ho pensato possiamo andare a mare. Dai, che divertente andare a mare tutti insieme. Poi il giorno dopo ancora possiamo andare all'acquapark. Ce n'è uno qui vicino casa che è onestamente super divertente. E poi per gli altri giorni ancora non ho organizzato niente. Però se mi date 5-10 minuti io ci penso e poi vi dico che cosa faremo, ok? Ma come 8 in matematica? Ma meritavo almeno 9, forse anche 9 e mezzo. Che se arrotondavamo io, secondo me un 10 me lo meritavo. Tu quanto hai preso in matematica? 6. Ah, vabbè, dai, buono. Il malinconico parte 2. Ma non è che adesso poi non ci vedremo più? Laura, ti prego, dai, possiamo vederci durante l'estate? Se mi chiami puoi venire a casa mia. E tu puoi dire, lo so che tu non ti fai sentire più, perché tu già non ti fai sentire durante l'estate. Figurati se ti fai sentire durante l'estate. Ah, e tu che il telefono ci sei litigata. Dai, ti prego, mi chiami, poi possiamo uscire, fare qualcosa, dai. Faccio tutto e subito. Tutti oggi vi devo finire i compiti dell'estate. Tutti oggi, perché io poi non ne voglio sapere più niente per il resto dell'estate. Si chiama estate, si chiama vacanza, che vacanza sia. Tutti oggi, tutti oggi. Eccoci tornati qui. Tra tutti questi studenti
studenti, qual è il vostro preferito? Ma soprattutto, in quale vi rivedete di più? Che tipo di studente siete voi? E tra questi studenti, riconoscete magari qualcuno dei vostri compagni? Fatemelo sapere in un commento, sono curiosissima di sapere che tipo di studente siete voi! E noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Sei? Perché hai guardato Dio? Perché tu parlavi là sotto quando c'erano gli studenti, giuro. Me ne sono accorta a un certo punto. Là sotto. Parli con i nani.